Questo lavoro si intitola Collana, sono 33 libri e sono i libri che più o meno abbiamo condiviso, ci siamo consigliati, ne abbiamo parlato o vorremmo consigliarci tra di noi, tra il tavolo dei meditanti con cui stiamo facendo quest'opera insieme. È stata creata una collana con una caratteristica propria che è data da questo colore della carta, che è il colore della carta, e da questo titolo leggermente in rilievo. Questo testo è un testo di Gilles Cremant, è un signore francese, è un botanico, un urbanista, ha diverse competenze. Di lavoro progetta giardini. Nella sua progettazione la cosa fondamentale è l'osservazione e lasciare la libertà della spontaneità della natura. I suoi giardini spesso sono fatti anche da quelle piante che noi consideriamo erbacce. Queste righe sono prese da un suo libro famoso che si intitola Manifesto del Terzo Paesaggio. Il terzo paesaggio appunto è l'incolto che cresce spontaneo ai bordi delle strade ovunque. Mi sembrano bellissime queste indicazioni perché sono proprio indicazioni di poetica che io sento molto, molto vicine. Hanno un'impronta anche molto orientale, come diciamo da un punto di vista filosofico, no? Questo lasciar fare. Questo lasciar fare che permette che tutto si faccia da sé. Questa organizzazione, non organizzazione, si lascia attraversare dai lampi della vita. Cioè la nostra cultura della sicurezza, del controllo, del progetto chiuso, secondo me, non lascia appunto avvicinarsi alla diversità con stupore. Ci precludiamo la possibilità dello stupore se controlliamo tutto. Questo è un lavoro che ho iniziato nel 2010. Quindi sono 4 anni che ci sto lavorando sopra ed è la copiatura manuale dei quaderni di Simone Weil. In italiano sono pubblicati in 4 volumi dalla Adelphi. In realtà io ho fatto rilegare i 18 quaderni originali che compongono il suo pensiero ed è semplicemente un lavoro di copiatura, di ricalco dalla pubblicazione in italiano. Questo lavoro si intitola Quando le parole atterrano e sono 2 immagini scattate a casa. E mi piaceva questa casualità delle gocce di disporsi su un vetro o delle macchie di sole attraverso la tapparella di coprire la superficie dei mobili. E secondo me ha a che fare con la poesia, no? Cioè ci sono delle cose che ci arrivano e noi dobbiamo solo saperle cogliere. Penso che questi passaggi, diciamo, tra una lettura intima, privata e invece un'esposizione pubblica sia insito proprio in quel mezzo che è il libro, no? Cioè il libro è una cosa al contempo sia molto intima, però è anche per sua natura disponibile a tutti, sempre. Quindi in realtà credo che col lavoro, semplicemente attraverso queste possibilità che il libro stesso offre. Sì, uso molto la carta perché è il materiale finora naturale della stampa e quindi del libro. Lavorando sul contenuto del libro, lavoro sul contenuto non solo in termini di significato, ma anche in termini materiali. E questo lo trovo così, è una sfida interessante. Dal libro tiro fuori il contenuto e lo rendo visibile in una forma, usando materialmente le pagine o le righe o la stampa comunque del libro. È questo un po' che succede. Ed è per quello che spesso, non solo, però spesso uso la carta, perché è il materiale di cui è fatto il libro, è un materiale comunissimo. Abbiamo tra le mani in continuazione, no? Appunto, i biglietti, gli scontrini, ricevute, giornali, e spesso ce ne dimentichiamo che in realtà è un materiale preziosissimo, è molto condensato a livello anche storico, no? Si risale all'antico Egitto col papiro, quindi è anche un materiale che ha avuto, come tutti i materiali, una sua sacralità, a parte perché poi all'inizio era depositario dei testi sacri, cioè anche in Occidente il primo libro stampato è la Bibbia. Quindi
Quindi è anche interessante questo, sì, questo supporto adesso così, così quotidiano, quasi così povero, in realtà è molto prezioso. E manipolandolo, intrecciandolo, tagliandolo, piegandolo, se ne assapora la versatilità. È anche un materiale molto, molto forte, molto flessibile. È una cosa che si è andata man mano aprendo negli anni. E anche a casa, a Marzabotto, in studio, io sono con delle altre persone a lavorare. La fase, diciamo, di progettazione, ideazione, sì, quella è una fase tuttora solitaria, ma spesso non succede in studio, no? Non so, succede camminando, viaggiando, in treno, al cinema, non lo so. E arrivano le idee, arrivano le immagini, leggendo. E invece poi la fase realizzativa, e negli ultimi anni sto lavorando tanto, sono tutti lavori che richiedono tantissimo tempo, da sola non ce la farei mai a sostenere questa produzione così regolare, ecco. Diciamo, qui a Parma è un po' un esperimento, perché questa modalità, che ormai fa parte del mio lavoro da anni, qui si è aperta a persone sconosciute. È la prima volta che propongo questa modalità in un posto che non è il mio posto, quindi non conosco le persone. In realtà la modalità apre una possibilità di stare insieme, per cui ci si conosce lavorando, insomma si sa. Fare delle cose insieme, fare materialmente qualcosa insieme, ci si conosce molto, perché il tuo modo di stare seduto, di stare, dice tante cose di te. Responsabilità è una parola, secondo me, bellissima. L'etimo vuol dire appunto abilità nel rispondere, capacità di rispondere. Quindi credo che è una parola che ci connota tutti, a tutti. Tutti abbiamo la responsabilità in primo luogo della nostra vita. E quindi la prima risposta, la risposta fondamentale che daremo, lo è tutti i giorni e lo sarà sempre di più con la nostra vita. A maggior ragione credo che in effetti un artista, lavorando, si assume una responsabilità. E l'opera è la sua risposta a questa domanda di senso, o di ricerca di senso.